Sciopero generale, in attesa dei dati sulla partecipazione che verranno elaborati nelle prossime ore, i sindacati bellunesi hanno espresso soddisfazione per la presenza di lavoratori della nostra provincia nel corteo di Padova. Un'occasione in più inoltre per tornare sui temi del partecipato corteo dello scorso 28 ottobre in centro Belluno. In un momento in cui nel paese il 63% dei lavoratori non riesce ad arrivare alla fine del mese, il peggior dato a livello europeo, in un momento in cui la povertà cresce, 5,6 milioni di poveri, il governo cosa fa? Continua a tagliare sui servizi pubblici, tagli alla sanità, in cui nonostante si denunci la carenza di medici non viene alzato il tetto di spesa e non vengono previste le assunzioni che dovrebbero essere fatte. La sanità pubblica non viene rifinanziata, mentre dal 2022 passiamo da 208 milioni di finanziamento al privato a 1,2 miliardi nel 2026. Una privatizzazione che non possiamo accettare. Abbiamo dimenticato quello che è successo nella pandemia, il servizio pubblico ha salvato la vita delle persone. Importante è stato sottolineato la presenza nel corteo di tanti studenti, preoccupati per il loro futuro e per quello di chi verrà dopo di loro. Per quanto riguarda la scuola, stesso discorso, sempre e continuamente tagli all'istruzione e alla formazione che dovrebbero essere il nostro futuro. Infine, un attacco diretto al trasporto pubblico che, con le note difficoltà di Dolomiti Bus, in provincia di Belluno sta vivendo momenti di autentica crisi. Anche su questo il segretario della CGIL delle Terre Alte non manca di chiarezza e di durezza. La situazione del trasporto pubblico, soprattutto in provincia di Belluno, è sotto gli occhi di tutti. È sempre peggio organizzato. Il disegno è svilire il servizio pubblico tagliando risorse e dire che è meglio il privato. Noi oggi ci operiamo per dire a voce forte e chiara che il servizio pubblico è il futuro dei cittadini di questo paese e di questa provincia.